Finzione. Finzione. O realtà. I grandi espertoni di politica passeranno ore e ore a spiegarci cosa è successo a queste elezioni. Io la voglio fare semplice perché lo capiscano anche i bambini. Il Movimento 5 Stelle, rispetto al 2013, cioè all'ultime volte che abbiamo votato, ha guadagnato 2 milioni di voti. La coalizione di centrodestra ha guadagnato rispetto al 2013 2 milioni di voti. Il Partito Democratico, rispetto al 2013, ha perso 2 milioni e mezzo di voti, 2 vincitori e uno sconfitto. In più si sono volatilizzati 3,5 milioni di italiani che avevano votato per il partito di Monti. Queste sono le biglie con cui poi possiamo giocare per capire chi deve governare. Ci sono 2 vincitori, persone fisiche, cioè Salvini e Di Maio, che si contendono dunque, dall'alto della loro vittoria, la possibilità di andare a Palazzo Chigi. Ma soltanto uno dei 2, cioè Di Maio, ha fretta perché questo avvenga subito. In realtà non ha nessun interesse Salvini, parliamoci chiaro, con un partito che può ancora crescere, con una coalizione un po' scombriccolata come quella del centrodestra, di andare a governare, perché in entrambi i casi, per Di Maio e per Salvini, la maggioranza assoluta in Parlamento non c'è. Allora, in un mondo normale, in un paese normale, in cui si evita di prendere in giro gli elettori e si dice se votano il centrodestra in Sicilia sono dei mafiosi, ma se gli stessi elettori in Sicilia votano il Movimento 5 Stelle sono dei parassiti, insomma, rispettando gli elettori quando votano a sinistra, a destra, in alto, in basso, beh, in un paese normale si dovrebbe dire: caro Di Maio, hai vinto le elezioni? Governa, non succederà nulla, come non è successo nulla con i governi precedenti. C'è chi farà meglio, c'è chi farà peggio, ci saranno le prossime elezioni e alle prossime elezioni gli italiani giudicheranno e potranno finalmente dire la loro sulla speranza che Di Maio ha dato agli italiani o sulla speranza che Salvini ha dato agli italiani in queste lunghe promesse elettorali che ci hanno coinvolto tutti noi. I mercati saranno un disastro. Pensate un po' voi come nomineranno l'amministratore delegato dell'ENI quelli che non vogliono il petrolio. Pensate un po' voi a quanto ci costerà il reddito di cittadinanza. Bene, certo, ci sono i rischi, ma vi chiedo, il governo Monti, fatto dai professori, dai tecnici, dagli esperti, dai più bravi di tutti, da quelli che presero 3,6 milioni di voti nel giro di poche settimane, ci hanno lasciato così felici e contenti? E ancora, quei 3,6 milioni di voti, oggi, dove sono? Volatilizzati. Se li conosci, li eviti. Se non li conosci, li voti. Dovrebbero pensare quelli che non hanno votato il Movimento 5 Stelle e che oggi hanno paura di un loro governo.